L'Italia ripudia la guerra. Questo è quello che ci dice l'articolo 11 della nostra Costituzione. E cosa fa questo governo? Va a esportare armi in Ucraina. Anzi, non va a esportare armi, va a regalare armi all'Ucraina al costo delle tasse dei cittadini italiani, perché sono 12 milioni di euro dei cittadini italiani che vengono utilizzati non per le imprese, non per le famiglie, non per chi è in difficoltà in questo momento, ma per regalare armi che porteranno ulteriore morte in quel posto. Questo è inaccettabile. E allora il nostro emendamento cosa fa? Dice di prendere quei fondi, quei 12 milioni e quei 140 milioni utilizzati per le esercitazioni NATO ai confini con l'Ucraina e di istituire un fondo per le aziende italiane. Sono abbastanza perplessa perché questo emendamento ricalca un po' quella che è la traccia di un altro emendamento che è stato approvato, tra l'altro, in commissione a firma di Stasio, che era stato considerato, così come come l'emendamento del collega, inammissibile. Però ecco, rileggendo il testo così come è stato modificato appunto dell'altro emendamento più corposo che riguarda sempre l'export verso l'Ucraina, la Russia, dell'Italia, a noi sembra proprio un gioco di scatole cinesi, non si capisce da chi andranno presi questi denari. Tra l'altro c'è anche il problema poi ovviamente che si possa configurare un problema di aiuti di Stato. Ecco, perché citavo quella disposizione? Perché invece l'emendamento del collega ha una copertura chiara. C'è un proverbio genovese che non saprei riprodurre in quella lingua, ma che dice che non si può soffiare e aspirare contemporaneamente. E noi non possiamo volere l'escalation e contemporaneamente partecipare a un'escalation. Questo è il risultato della postura che è stata scelta e dall'Italia e dall'Unione Europea, che doveva essere un'istituzione di pace e sta diventando invece un'istituzione bellica, e questa mutazione avviene sotto i nostri occhi con una rapidità sconcertante, con degli effetti che possono ricadere sulle sorti della pace dell'intero continente e del mondo intero. E non si può partecipare a una tendenza che vede il coinvolgimento diretto della NATO nella vicenda ucraina, che è la ragione anche del contendere, della storica contrapposizione che ormai perdura da molti anni, in particolare negli ultimi 8 anni. Devo dire che non mi stupisce, come dire, la serenità, la naturalezza con la quale siamo disposti a inviare armi in zona di guerra, parlando dell'Ucraina e parlando della libertà del suo popolo, che ovviamente tutti vogliamo tutelare. Quando, se guardiamo l'export delle nostre armi, noi all'anno viaggiamo tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Questo emendamento che è assolutamente di buon senso e spiega chiaramente che le forze che devono essere schierate, non l'esercitazione deve essere in modo cosiddetto non offensivo. Questo perché? Perché stiamo rischiando veramente grosso. Siamo un vaso di coccio tra due vasi di ferro e appunto l'Italia tutta sta rischiando veramente grosso. Per questo siamo assolutamente contro l'invio di qualsiasi tipo di arma all'Ucraina.